Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Crisi. Moody's taglia le previsioni sul PIL italiano. FIGC. Tavecchio eletto presidente della Federcalcio. Caos in Iraq. Al-Abadi incaricato di formare un nuovo governo. Moody's taglia le previsioni sull'andamento del PIL dell'Italia per il 2014 e avverte più difficile ridurre deficit e debito pubblico. Considerando il dato Istat per il secondo trimestre pari a meno 0,2%, che ha certificato la recessione, l'agenzia di rating prevede che l'economia italiana si contrarrà dello 0,1% nel 2014. La precedente previsione indicava invece una crescita dello 0,5%. Carlo Tavecchio è il nuovo presidente della FIGC. Il numero uno della Lega Dilettanti è stato eletto al terzo scrutinio con il 63,63% dei voti. L'altro sfidante per la presidenza della Federcalcio, Demetrio Albertini, si è fermato al 33,95%. Le schede bianche hanno raggiunto il 2,42%. Haider Al-Abadi, primo vicepresidente del Parlamento di Baghdad, è stato incaricato dal presidente iracheno di formare il nuovo governo in qualità di primo ministro. Intanto, secondo fonti della sicurezza americana, citate dalla rete televisiva NBC, gli Stati Uniti starebbero inviando armi direttamente alle forze curde tramite la CIA. Shock in provincia di Sassari. Ha ucciso la madre a bastonate, fracassandole il cranio, poi si è costituito ai carabinieri di Nulvi. Un uomo, 41 anni, si è presentato in caserma raccontando di aver ucciso la madre 83enne a colpi di bastone. I militari sono andati subito nella casa della pensionata trovandola ancora viva. Inutile purtroppo l'intervento dei medici del 118 che non sono riusciti a salvarla. Crescita stabile per Eurolandia. Fra i paesi la Germania mostra segnali di perdita di slancio, mentre in Italia si prefigura una fase positiva. È quanto emerge dal superindice di giugno diffuso dall'OCSE. Secondo i dati, l'indicatore per la zona euro è rimasto stabile a 100,5. In Germania è sceso da 100,4 a 100,2, in Italia è salito da 100,6 a 100,7. Si è tuffato in acqua per soccorrere un bambino in difficoltà ed è morto annegato. Il fatto è accaduto a Savona, a perdere la vita è stato un sessantenne. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo si sia buttato in mare insieme a un'altra persona dopo aver nuotato il bimbo in difficoltà a causa di una mareggiata. Guardia costiera e due bagnini intervenuti hanno portato a riva 5 persone. Klose dice addio alla nazionale. Il campione si ritira un mese dal titolo mondiale vinto in Brasile, dove ha realizzato anche il nuovo record di gol, 16 reti in una fase finale. Ho realizzato un sogno d'infanzia, dice il campione tedesco, 36 anni, 137 partite e 71 reti con la Mannschaft. Non ci può essere momento migliore per chiudere il capitolo della nazionale.